estate mia figlia ha fatto un concorso, non so se è sensibile come ricorda, artista di Merkel. Praticamente erano dei ragazzi che hanno fatto un concorso di pittura e si è stato esposto lì per un mese il quadro. Questo ci fa tanto piacere. È stata una bellissima manifestazione, c'era gente che è arrivata da Milano, dai paesi arabi, da Roma, da Reggio. C'è stata una bellissima commissione. Senti, caro Mario. Non ero a Crotone, quindi mia moglie è stata lì a visitare il castello e a vedere le opere che hanno fatto i ragazzi delle scuole. Veramente? È stata pure premiata, tra l'altro, sì. Un paesino comunque, meraviglioso. La signora? Sì. Suona. Sì, ti sento, Mario, vai. La signora che ha fatto i coratelli come mi faceva mia nonna. Hai visto che brava? Devo fare i complimenti, sì. È brava veramente, ha un garbo, guarda, veramente invidiabile, ha imparato da lei, vero, a fare i covatelli. Sì, no, no, comunque la cucina, diciamo, tipica nostra, parlo di Crotone, è una buona cucina comunque. Senti, caro Mario, invece di questi formaggi, di questi... I formaggi li conosco già, devo dare ragione al sindaco, il nostro formaggio va... lo mandano, diciamo, tutto in Sardegna e poi arriva con le dicastature della Sardegna, perché il pecorino probabilmente è uno dei più famosi che esiste nel mondo. E intanto, sai, io non ho assaggiato neanche una ricottina io, Mario, ci credi? Non ho assaggiato nulla, sono digiuno, Mario, ci credi? Non ci credo. Ecco, bravo, ecco, benissimo. Ciao Mario, ci sentiamo lunedì sera, va bene? Sì, ti saluto, buona serata, auguri ancora. Ciao, grazie mille Mario, grazie. Intanto iniziamo a fare il sugo per i nostri covatelli, ne abbiamo già fatti abbastanza, ormai i nostri amici da casa ne hanno visti fare, io direi di procedere va con bene. Il sugo. Passiamo subito alla cosa più simpatica. Ecco, magari Eva vogliamo. Continua là, benissimo, prego. Allora, una cipolla. Una cipolla, un po' di... La tagliamo mentre lei taglia la cipolla, io passerei un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Sono Teresa numero uno. Teresa da Maida, Teresa numero uno, cara Teresa, quella è la Teresa numero due. Anche se tu sei pugliese, che cosa ne pensi di questi prodotti e di questa cucina? Io penso, soprattutto per il pecorino e la domanda. Matta, intanto adesso il nostro chef che cosa ha fatto? Prego. Allora, abbiamo messo la cipolla, mettiamo un po' di olio d'oliva extravergine. Vedi, cara Teresa? È importante, noi calabresi abbiamo la fortuna di avere l'olio d'oliva buono. Poi nella zona di Santa Severina, essendo che non è argilla ma è rocciosa, acidità zero, guardate il colore di quest'olio, acidità zero, si può dare persino ai bambini, perché è una zona, tutta quella zona di Cotronei, Petilia, Santa Severina, Mesoraca, l'olio lì è eccellente, non per niente viene Bertolli a prenderlo, poi lo raffina ancora e ce lo ritorna le grandi marche che vendono qui e poi rivendono, hai capito che era Teresa? Sì, anche l'olio mio è buono. Certo, la Puglia, figurati, assolutamente, hai ragione. No, io sono di Maida, quindi non li vedo Maida. Già è vero, oltretutto tu hai anche un'oliveta Maida. Va bene, cara Teresa, io ti mando un bacio grande, continua a seguirci questa serata, ti piace? Per questi nuovi cuochi che sono veramente bravi. Va benissimo, grazie. Allora. Grazie. Cara Teresa, ciao, un bacio grande. Ciao. Una volta messa la cipolla si fa leggermente indorire, senza bruciarla, dolcemente, col fuoco basso, e si taglia questa salsiccia che è una salsiccia tipica del luogo, della zona del Neto. Questo è il suino nero, il maiale nero che è stato ripristinato molto bene lì nella zona dei colli del Neto. E questo è un nostro vanto, veramente, è una salsiccia con la finocchiella, semplicissima, e pepe rosso, peperoncino, non piccante. A volte può essere piccante. Quindi è già macinata, grossolanamente si fa così, si sbriciola, diciamo. Intanto... E mentre lei sbriciola io dico pronto. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Ma buonasera.
Ma buonasera, dici chi sei e da dove chiami, anche se io lo so già, magari, non lo so. No, sono Maria Antonietta, diciamo. Maria Antonietta, che ci chiami da? Dillo Tropea. Tu, da Tropea, anche Tropea è una zona, vero? La cipolla di Tropea è il numero uno al mondo. Cara Maria Antonietta, dici tutte le tue impressioni sulla serata, sui prodotti, sulla Calabria, su tutto quello che vuoi, prego. Innanzitutto voglio salutare i nuovi cuochi e dare un saluto a tutti gli ospiti e poi che cosa vuoi che penso? È tutto buono, lo diciamo. So. Lo so, questa serata veramente una serata meravigliosa, c'è soprattutto il banco qui dei formaggi che veramente è meraviglioso, ci sono mozzarelle di bufala. Dottor Basile, prego, mi elenchi un pochino di questi formaggi, può anche venire qua ad elencarceli, vero? Così magari mentre il nostro chef ha unito, vero, la salsiccia di maiale nero, dicevo. Sta friggendo qui leggermente, tempo pochi minuti e poi si possono aggiungere i funghi. Ok, vengo subito da lei. Intanto, cara Maria Antonietta, io ti saluto così il nostro dottor Basile può elencarci qualcuno di questi formaggi, va bene? Va bene, va bene, torna a me. Maria Antonietta, un bacio, grazie. Aspetti un secondo. Abbiamo un attimo un problema tecnico, io torno un attimo sul... Lei stia pure qui, io torno un attimo qui dal nostro chef che sta pulendo i funghi, vengo un attimo subito da lei, dottor Basile. Allora, le dicevo che questi sono i funghi di ferola che nascono dove c'è appunto questa ferola, questo cespuglio, se vogliamo chiamarlo, un'erba... che nasce lì nella zona del Marchesato, è proprio tipica di quella zona, ci sono tutto l'anno, però quando piove, come ieri ha piovuto moltissimo, la persona che va a raccogliere o scivola, si fa male, non le raccoglie, allora, sono stato costretto a prenderli dall'allevamento, però sono buonissimi. E intanto il nostro Emilio Vaccai, l'avvocato, chef per passione, può dirci qualcosa di questi funghi? Sì, i funghi che ha portato oggi lo chef sono funghi coltivati, è il Pleurotus ostreatus, che è uno dei funghi che viene maggiormente coltivato in Italia. Ricordiamo, lei è anche micologo, quindi insomma, prego. Ed è un fungo, molto buono, che viene utilizzato molto in cucina, è versatile, si presta a diverse preparazioni, sia in bianco, sia arrostito, sia con il pomodoro. Come diceva precedentemente lo chef, la varietà naturale di questo fungo è il Pleurotus eryngii, varietà ferula, che appunto la ferula è il finocchio selvatico, quella pianta che in primavera ci colora i nostri prati, i nostri prati dell'Alto Crotonese. È un fungo che viene raccolto in gran parte di tutto l'anno e ha il gambo eccentrico. È un fungo che deve essere anche questo cucinato, cotto almeno per 10 minuti circa, perché tutti i funghi contengono dei polisaccaridi che possono renderli indigesti, quindi è preferibile prima di consumarli una cottura adeguata per almeno un periodo di 10 minuti ad 80 gradi. E la ricetta presentata dallo chef in questa stagione è preferibile prepararla appunto con questi funghi, ma nel periodo di primavera oppure in autunno, dove i nostri boschi sono ricchi di porcini di Boletus edulis e relativo gruppo di elevatissima qualità, il piatto assume dei profumi, dei sapori ancora più esaltanti. Intanto quindi la nostra Eve è andata a lavare i funghi, vero? L'abbiamo tagliati, chef, sì. Vuole dirci? No, l'abbiamo, adesso li va a lavare, Buccia. Dopodiché li mettiamo qui dentro a farli cucinare per una decina di minuti. Perfetto, allora io posso tornare da Fattoria delle Piane, prego, mi scusi se l'ho interrotta, prego. Nessun problema. Allora, iniziamo a guardare i pecorini, che sono il